Amici del calcio femminile, ben ritrovati sul canale dedicato a voi. La finale per la medaglia d'oro dei Giochi Olimpici in programma sabato alle ore 17 al Parco dei Principi di Parigi sarà tra Stati Uniti e Brasile. Avremo modo di presentarla dettagliatamente questa partita, lo faremo con un contenuto ad hoc. Intanto però vediamo come sono andate le due semifinali che, come avevamo in qualche modo previsto, sono state diverse rispetto a quelle che erano le previsioni. Gli Stati Uniti, che avevano largamente battuto la Germania, forse nella loro miglior prestazione assoluta di questi giochi olimpici, hanno dovuto soffrire molto e sono riusciti a passare soltanto grazie ai tempi supplementari e a un gol, davvero un gioiello, di Sophia Smith, un gioiello per come è stato confezionato, per la qualità di Sophia Smith nella conclusione finale. Però dobbiamo dirlo, è stata una vittoria tutto sommato meritata da parte della formazione americana, considerando che la Germania non ha mai particolarmente impressionato dal punto di vista offensivo. La squadra tedesca ha fatto molta fatica a imporsi sotto l'aspetto del possesso palla, sotto l'aspetto del gioco, tutte quelle che in Germania vengono definite le cucitrici del gioco tedesco, giocatrici come Julia Quinn, hanno fatto più fatica rispetto ad altre partite, e gli Stati Uniti hanno attaccato di più, hanno attaccato meglio. Le statistiche parlano di un maggior numero di conclusioni a rete da parte della formazione americana, che per la verità però ci aveva impressionato di più in altre occasioni. Due interventi davvero importantissimi di Berger, uno immediato dopo pochi minuti di gioco che ha praticamente subito salvato il risultato. Le pagelle parlano proprio del portiere tedesco come della migliore in campo in senso assoluto, e questo è un altro dei dati fondamentali che ci fa dire che gli Stati Uniti hanno vinto con merito. Al 90esimo, al fischio finale, l'impressione è stata ancora una volta che la Germania avrebbe cercato di accompagnare la partita portandola verso i propri punti di forza, e dunque i calci piazzati o ovviamente i calci di rigore. L'impressione invece è che gli Stati Uniti abbiano cercato di volersela giocare questa partita, e il gol che è arrivato al 95esimo è veramente molto bello. Mallory Swanson ha messo in mezzo un pallone delizioso per Sophia Smith, che da posizione angolata, decentrata e è anche piuttosto problematica, perché insomma non è che le squadre in quel momento fossero particolarmente fresche, è riuscita a concludere a rete con una bellissima conclusione dopo avere eluso la guardia difensiva di Felicitas Rolch. Un gol festeggiatissimo dagli Stati Uniti. Poi le cose più belle, più entusiasmanti della partita sono state proprio nei minuti finali, quando prima la Germania è andata vicinissima al pareggio con Laura Freigang, che ha colpito di testa splendidamente, costringendo all'intervento più difficile di tutto l'intervento Neller, che si sta dimostrando uno dei migliori portieri, una delle migliori giocatrici di questo torneo olimpico. E subito dopo, altro contropiede micidiale, Stati Uniti addirittura vicini al secondo gol, ancora con Sophia Smith, ancora con un'azione di Mallory Swanson. Sarebbe stato il 2-0 un punteggio troppo severo per una Germania che non si è dimostrata all'altezza degli Stati Uniti, pur con un gap molto meno pesante rispetto a quel 4-1 visto nella fase a gironi. Ed è una formazione, quella americana, che si presenta alla finale forse con i favori del pronostico, ma con la sensazione che sia una squadra che di tanto in tanto può anche essere messa in difficoltà. Resta da capire come. Detto degli Stati Uniti, diciamo del Brasile, ed eccola qui la vera grande sorpresa. Avevamo detto, attenzione, potrebbero non essere le stesse partite viste nella fase a gironi. È vero, gli Stati Uniti avevano vinto largamente, è vero, la Spagna aveva battuto il Brasile 2-0, ma proprio la vittoria della Spagna era stata una delle cose che ci aveva convinto di meno, un po' perché era arrivata dopo l'espulsione, lo ribadiamo ancora una volta, piuttosto ingiusta, citata a Marta, un po' perché il Brasile, visto contro la Spagna, perlomeno fino al momento dell'espulsione della sua miglior giocatrice, della sua giocatrice più esperta, se l'era giocata alla pari. Beh, la partita che il Brasile ha giocato contro la Spagna è stata un assoluto capolavoro,
una partita meravigliosa, veramente intensissima. L'unica partita forse che il Brasile avrebbe potuto giocare contro una squadra tecnicamente superiore, perché la Spagna in questo momento è la squadra più forte del mondo, non c'è niente da dire, per talento, per qualità, per individualità, per collettivo, per scelta, per panchina, per tutto, però le partite vanno anche giocate, non sono sfide di figurine, e il Brasile la partita l'ha giocata e l'ha giocata alla morte dal primo minuto, ha trovato subito un'azione pericolosa, ha costretto il portiere della Spagna Cole a un grande intervento, poi costringe all'errore la Spagna che va in svantaggio su un'autorete subita in modo anche un po' maldestro da Irene Paredes. Ti aspetti la reazione della Spagna, non arriva, arrivano una, due, tre, almeno tre occasioni da gol importanti per il Brasile, che va vicinissimo al raddoppio a più riprese, raddoppio che arriva nel momento peggiore della partita, quando le squadre stanno per andare negli spogliatoi. Il tecnico spagnolo Montserrat Tomeu non aspettava altro che quel fischio per riportare la squadra negli spogliatori, fare chiarezza in una squadra che era completamente in balia dell'avversario, frutto del fatto che probabilmente è una squadra che è sì tecnicamente fortissima, assolutamente mostruosa, ma probabilmente dal punto di vista della mentalità è una squadra che deve ancora formarsi, che deve ancora crescere. Ricordiamo che dopo il mondiale la Spagna ha cambiato il selezionatore, ci sono state polemiche, c'è stato un cambio in panchina che è stato sotto un certo aspetto anche abbastanza incisivo, non solo dal punto di vista tecnico e tattico, ma anche emotivo e umano. Ricorderete tutte le discussioni che ci sono stati sui rapporti non buoni tra il vecchio selezionatore spagnolo e la squadra. Beh, indipendentemente da questo, la Spagna ha giocato proprio un pessimo primo tempo. Allo scadere del primo tempo arriva il raddoppio del Brasile, arriva con Gabi Portillo, 4 minuti oltre il 45esimo, e l'unica cosa che può fare a questo punto Montserrat Tomeu, selezionatrice della Spagna, è cambiare tutto. E cambia tutto, perché in 6 minuti inserisce subito tre giocatrici, se non altro vivaci, che nell'atteggiamento tattico dovevano portare vivacità alla squadra. Entra Oihan Hernández, entra soprattutto Atenea del Castillo, entra poco dopo Laia Alexandri. Ti aspetteresti perlomeno una reazione da parte della Spagna, non arriva. A mancare sono proprio le giocatrici più attese, i due palloni d'oro, Aitana Bonmatí, Alexia Putellas. Salma Paraluelo si sbrana un gol clamoroso che avrebbe potuto riaprire la partita sul 2-1 in avvio di ripresa. E poi con la Spagna che sbaglia praticamente tutto quello che si può sbagliare, soprattutto sotto l'aspetto dell'atteggiamento, arriva il terzo gol del Brasile, un rapidissimo contropiede con Adriana che fissa il risultato, scatenando la festa della Seleção. Quando la Spagna si sveglia è ormai troppo tardi, il finale di partita è bello, piacevole, divertente, arriva il 3-1 di Salma, si sveglia anche Aitana Bonmatí che colpisce una clamorosa traversa. Ricordiamo che sul 3-0 Adriana aveva colpito una traversa per il potenziale 4-0, arriva il 3-2 sfiorato da parte della Spagna. Ma poi sul 4-1 finale di Carolyn non c'è davvero più niente da fare, e l'ultimo gol firmato sul 4-2 ancora una volta da Salma Paraluelo, che chiude la sua semifinale con una doppietta, l'unica soddisfazione personale di una giocatrice che esce dal campo in lacrime, la partita si chiude. Si chiude con alcune sensazioni. La Spagna è e resta una squadra straordinaria, e me lo ricorderò, mi ha fatto perdere la camomilla che avevo scommesso all'inizio del torneo. Però è una squadra che evidentemente è sotto questo aspetto, forse è un segnale importante e anche buono, è una squadra che ha ancora del margine di miglioramento, è una squadra che ha delle pause, ha dei blackout, lo si è visto anche nella partita giocata contro l'Italia, che ha giocato una partita meravigliosa in UEFA Nations League contro la Spagna, però ha giocato anche contro una squadra che ha offerto delle opportunità di gioco alle azzurre, e ieri è successa esattamente la stessa cosa. La Spagna non era in partita, non c'era con la testa, le cose sono andate male dall'inizio, sono andate in affanno e non si sono più riprese. La finale tra Spagna
scusate, la finale tra Brasile e Stati Uniti è una bella finale per tanti aspetti, perché anche dal punto di vista narrativo ci sono storie da raccontare, da una parte la squadra che esattamente ci aspettavamo, dall'altra quella che mai più ci saremmo aspettati, da una parte una squadra che da 12 anni non vince l'oro, dall'altra la squadra che lo insegue da sempre e non l'ha mai vinto neanche quando le Olimpiadi sono state a Rio de Janeiro. Ci sono molte cose da dire, ma le diremo al prossimo giro.